fischio da parte del direttore di gara che premia il numero 23 dell'Igos Boucher. Attenzione al capitano che prova la conclusione in porta, si trattava di Ciofi, parata dal portiere San Marco, altro tiro, cerca addirittura la conclusione in porta della propria metà terreno di gioco, non è una grande idea, bella percussione da parte di Marra. Boucher non era male l'idea, contrasto a centrocampo, adesso a destra prova ad andarsene Russo, Russo davanti al portiere Russo e lo trafigge con un bel diagonale. Pallone intanto regalato sempre a Lauria che allarga il gioco a destra, altro tiro in porta scoccato da Rosiano. Russo affrontato dall'altro numero 9 di Iorio, prova ad andarsene, lo supera agilmente, bravissimo Russo, trova un'autostrada e rimedia alla fine con affanno Boucher. Retroguardia dell'Eagles, ancora Rosiano che vince un rimpallo, calcia d'esterno, trova una gran parata da parte di Torre. Rosiano era stato secondo noi fermato in maniera irregolare, attenzione a questo tiro incredibile, la marcatura da parte di Boucher, sorpreso nettamente San Marco che era molto avanti rispetto alla linea di porta e subisce un gol clamoroso da parte del numero 23. Tornata in partita l'Eagles, prova ad aumentare il regime di giri, non lo fa in maniera però ordinata, attenzione perché Zucchi perde questo pallone in diagonale intanto da parte di Lauria, guarda adesso i compagni, poi cerca l'invito verso Cucuzzella, attenzione a questo tiro in porta da parte dello stesso Cucuzzella che scheggia la traversa e termina sul fondo, Cucuzzella anticipato, poi va ancora Boucher, prova Boucher a mettersi in proprio, Boucher con il sinistro, gran parata da parte del portiere San Marco. Il tiro in porta, schizzato, scoccato proprio da Tullio, deviazione in calcio d'angolo di Torre. C'è Cucuzzella che va a mettersi praticamente tra il portiere e il difensore. Il tiro in porta e l'incrocio dei pali, fragoroso, colpito da Todisco. Allarga il gioco servendo Todisco che ha dato sicuramente un po' di linfa, un po' di freschezza. Altra gran parata da parte di San Marco. Un rimpallo che non favorisce però il calciatore dell'Eagles. Attenzione ancora, a sinistra l'Accademia che diventa spietata, letale con Patanè che incrocia di piatto sul secondo palo. Cade a terra senza però subire fallo Luciano. Cerca intanto la conclusione in porta. Patanè ancora molto vicino al gol. Quali saranno stati gli altri risultati di questo girone? Attenzione intanto all'incursione, al gol che è stato realizzato da Buce. Si è inserito con il tempo giusto, è andato con il piatto sinistro a trafiggere il portiere avversario. È stato però un po' perso, un po' dimenticato dalla retroguardia. Incredibile chance capitata proprio a Ciofi. San Marco, ancora Russo. Russo se ne va in mezzo a due, scarica il pallone e incredibilmente fallisce l'opportunità da rete il numero 4 di Giulio. Eagles, attenzione a questo gol da parte del numero 7 della formazione dell'Accademia, Mosca, una sassata. Darebbe la quasi vittoria, possiamo dire, alla formazione dell'Accademia. Tiro in porta e gol, trasformazione impeccabile da parte di Tullio. E dunque sale a quota 5 adesso l'Accademia Sport, cerca di guadagnare spazio e metri, spalla alla porta, lavora il pallone, calcio in porta, interessante tiro da parte di Cucuzzella. Torre lancia adesso Todisco a sinistra, prova adesso l'Eagles con il palo clamoroso colpito ancora da Todisco e finisce dunque il match con la formazione dell'Accademia Sport che sbanca il campo dell'Eagles Aprilia cogliendo una vittoria importantissima per 5-2, sale a quota 10 in classifica per l'Eagles, la prima sconfitta stagionale nella quarta giornata di campionato e dunque con questo risultato Eagles Aprilia 2, Accademia Sport 5, un cordiale saluto e ringraziamento agli amici di Mondo Futsal da Enrico Pasquali Coluzzi e da Gianfranco Marceddu che ha operato le riprese televisive.